Il pellicano è un animale acquatico con apertura alare che può arrivare fino a 3,5 metri. Vive in Africa, Asia e nelle paludi dell'Europa orientale del sud. E allora, perché siamo davanti alla Chiesa della Spina? Vi starete chiedendo, il pellicano vive anche a Pisa? No, no, state pur tranquilli. Da noi arrivano soltanto i gabbiani dal litorale. Ma oggi vi portiamo in un parco magico della città che pochi conoscono. Piccolo, ma davvero grazioso. Una macchia verde ed esotica nel cuore del quartiere di Sant'Antonio. Benvenuti dunque nel parco del Pellicano. E sua moglie, Sophie Calderon, trasformò il suo palazzo in un vero e proprio luogo di cultura, di novità, di esempi da seguire. Dietro di me vedete il Teatro Lux e siamo in Piazza Santa Caterina. E per non farvi mancare nulla, eccovi la profezia della nostra star, il professor Ziggy Nass. Adesso siamo davanti al parco del Pellicano. Pellicano l'abbiamo messo noi, amici. In realtà si chiama Parco di Cosimo e Damiano. Il giardino è pubblico. E dopo vi faremo anche vedere il finto pellicano che fa da sentinella in una bella fontana. All'interno trovate subito un tavolo da ping pong e una libreria con tante piante esotiche che richiamano paradisi tropicali lontani. C'è anche un guardiano che cura il parco e con un po' di fortuna lo si può incontrare. Si chiama Matteo Guarino. Pensate che siamo a poche centinaia di metri dalla stazione, ma questo luogo, con tutto il verde, il profumo dei fiori, vi invita a rilassarvi e a fare fermare il tempo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli alleati hanno distrutto tante città italiane. Pensate che soltanto in 2 anni a Bologna arrivarono al suolo circa 8.000 bombe. E anche Pisa non è stata risparmiata. Pensate che proprio qui, dove siamo adesso, in questo momento, c'era la chiesa dei santi Cosma e Damiano, che risaliva all'anno 1000. Una bomba, o più di una, la colpirono e fu ridotta in macerie. Tutta la zona rimase per anni proprietà della chiesa, ma col passare del tempo, per non andare in degrado, il parroco Don Antonio Melis ha introdotto giochi per ragazzi e il famoso campetto di calcio, che oggi viene ricordato con una targa sul muro. Fino a quando il comune di Pisa non decise di acquistare il terreno nel 2000 per farne un parco pubblico. Fu realizzata anche la Fontana del Pellicano dagli scultori messicani Francisco Guevara e Manuel José Canseco e lo scultore tedesco Dietrich Goertz. In fondo un murale del pittore pisano Giovanni Giuliani. Il progetto era promosso dal comune e viene rappresentato con un patto di amicizia con la missione del padre Saki Sida a Corumbá, città brasiliana al confine con la Bolivia. Attualmente sotto la guida del dottor Guarino sono stati piantati arbusti aromatici, lavanda, timo, rosmarino, mirto nano, salvia, la cicas e il papiro africano. E all'ingresso potete osservare una meravigliosa magnolia. E adesso una breve pausa con la poesia di Alda Merini.
volta il passo breve delle cose, assai più breve delle tue finestre, quel respiro che esce dal tuo sguardo. Chiama un nome immediato la tua donna. È fatta di ombre e ciclamini, ti chiede il tuo mistero e tu non lo sai dare. La chiesa, ormai scomparsa, era un oratorio a tre navate con un bel sarcofago al suo interno dello scultore Biduino. Mentre sullo stipite del portale d'ingresso c'era un'iscrizione misteriosa che oggi potete visitare all'interno del Museo San Matteo. Questa che ora vi stiamo inquadrando con la telecamera è la scritta misteriosa. Come per la chiesa di San Frediano, le ipotesi sul significato di questa iscrizione sono molte, ma tuttavia il vero simbolo non è mai stato chiarito. Il professore di lingua greca Sebastiano Ciampi sosteneva che sarebbe equivalente alla data 1090, dove M stava per millesimo, il triangolo per una decina e la V capovolta il simbolo della Trinità. Sembra una conclusione affrettata, ma tuttavia non ne abbiamo altre ritenute valide. Mentre invece passeggiando sul lato nord si possono leggere messaggi dipinti su mattonelle con tante illustrazioni a colori. I due santi che danno il nome al parco sono noti come santi medici, in quanto erano dottori al tempo dei Romani sotto l'impero di Diocleziano, venerati in tutte le chiese cristiane. Il fatto che divennero santi forse è legato alla pratica di guarigione, dal momento che curavano tutti gratis, senza mai chiedere in cambio denari o altri beni di pregio. Santi, non mercenari. Viene riportato dai testi religiosi d'epoca che proprio grazie alla loro condotta riuscirono a convertire tanti fedeli alla Chiesa Cattolica. Pare che fossero addirittura fratelli, ma non gemelli. Adesso un'altra piccola pausa con un brano di Gabriel García Márquez, premio Nobel per la letteratura nel 1982. Liceo maschile Zipaquirá, Caracas, 1970. Ho sempre creduto, contrariamente ad altre opinioni molto rispettabili, che noi scrittori non siamo al mondo per essere incoronati da loro. E molti di voi sanno che ogni omaggio pubblico è un inizio di imbalsamazione. Riguardo allo scultore Biduino, massimo esponente dello stile romantico pisano, ha vissuto nel 1200. Seguiva lo studio classico romano, ma allungava i corpi secondo la tradizione bizantina. Il sarcofago all'interno della chiesa di Cosme e Damiano forse è stato spostato in un altro luogo di culto. Qui sullo schermo potete vedere un'immagine della scultura, ma non sappiamo se sia veramente lo stesso sarcofago. Questa è la targa di cui vi ho parlato prima, dedicata a Don Antonio Melis.
Riguardo al sarcofago, è probabile che con l'aiuto di Burgundio, diplomatico molto famoso in epoca medievale, vi ricordate? Di lui ne avevo già parlato poco tempo fa in un altro video che potete andare a vedere cliccando qui in sovraimpressione. L'opera dello scultore beduino potrebbe essere stata spostata con l'aiuto di Burgundio, visto che i due concittadini erano molto amici. Purtroppo non abbiamo trovato immagini della chiesa dei due santi prima della distruzione, ma ci sono invece, immerse all'ombra degli alberi, tante panchine comode per leggere, vicino alla fontana del Pellicano. Trovate la libreria aperta a tutti per lo scambio sullo stile del Book Crossing. Momenti di lettura che potrebbero creare preziosi contatti culturali, nuove amicizie e magari storie d'amore impreviste. Buongiorno, che bel posto con tanti fiori. Ci starebbe proprio bene una profezia. Buongiorno, professor Zighi. Certo, certo che ci starebbe bene, ma non adesso. Devi aspettare altri 5 minuti. A dopo. All'interno, dietro la fontana, con pesci e tartarughe, troviamo anche un piccolo palcoscenico dove si possono esibire gratuitamente piccoli gruppi musicali, rappresentare opere teatrali, parlare di libri o altri spettacoli per stare insieme in questa piccola oasi verde che illumina il cuore. Senza amore, le nostre anime potrebbero diventare un deserto. È giunto il momento della profezia del professor Zighi Nass. Oggi vi parlo di Amaterasu. Quando nasce un nuovo giorno su Goblin, dobbiamo ringraziare la Signora della Luce. Dai suoi occhi nascono raggi luminosi. Se dunque vi sognate il sole, state vivendo un momento sereno e avete tanta fiducia in voi stessi.
Il parco, se ci volete venire, lo trovate facilmente tra via Sant'Antonio e via La Maddalena. Oppure prendete il Lungarno Gambacorti e davanti la Chiesa della Spina prendete via Sant'Antonio. Dopo 20 metri, il cancello del parco sarà sulla vostra sinistra. Il viaggio continua come sempre, ma noi oggi ci fermiamo. Grazie per averci seguito. Hasta luego da Team Ocean Discovery. Il piacere dell'avventura. E sua moglie, Sophie Calderon, trasformò il suo palazzo in un vero e proprio luogo di cultura, di novità, di esempi da seguire. Dietro di me vedete il Teatro Lux e siamo in Piazza Santa Caterina. E per non farvi mancare nulla, eccovi la profezia della nostra star, il professor Ziggy Nass.